lui creerà una valanga infinita di cacca. Ebbene sì, finirete sotterrati dalla merda. Ciao a tutti da Saridor e bentornati su Ark. Allora, in questo episodio ci tameremo il gufo delle nevi. Ebbene sì, successivamente poi andremo in una riunione di condominio piuttosto agitata e scopriremo gli effetti lassativi della stimbacca. Sì, ma non aggiungo altro, buona visione. Signor Erminio, caro signor Erminio, siamo di nuovo qua. Ebbene sì, siamo di nuovo qua perché... perché si stanno allargando. E anche tanto. E non mi fa bene, eh? E non mi va assolutamente bene. Allora, casualmente, ma proprio casualmente, giravagando un pochettino qui e là, ho trovato una cosuccia che il signor Erminio sta facendo saltellare in mano. Chissà come funziona. Ecco, l'abbiamo lanciata malissimo. Non abbiamo fatto niente. Abbiamo sprecato, signor Erminio. Cazzo. Allora, nel mentre che siamo qua, vorrei ringraziare Axel e Laura perché mi hanno dato due dritte su come funziona quel coso lì. Allora, il Mywing, per funzionare, ha bisogno... per funzionare, vabbè, per far sì che compia il suo scopo, ha bisogno di cibo nell'inventario. Ed ecco spiegato anche... ti levi? Grazie, Fuori dalle balle. Dicevo, ed ecco... ma ce l'avevo già messo? Vabbè, ce l'avevo già messo. Ha bisogno di cibo nell'inventario per poter nutrire a distanza i piccoli. Ovviamente non li tama, ci vogliono delle mod apposta. Il taming tocca a me. Guarda qua che ce n'è uno, ad esempio. Se io adesso lo imprinto, però non è morto. A questo punto l'animale verrà nutrito al posto mio. Allora, io mi domando cosa ci fa un paraceraterio qua sopra. Ma soprattutto come cacchio ci è arrivato. E non solo un paraceraterio. Un paracetamolo. Guarda qua che struttura. Sarebbe interessante riuscire a mettere a posto anche questa, ma mamma mia, qua ci vuole veramente... troppo. Ma proprio tanto. Ma magari, se impazzisco, potrei anche farlo. Questa è troppo storta, è impossibile riuscirci. Peccato, perché non sarebbe male riuscire a rimetterle insieme, Ok, allora abbiamo fatto la cazzata, ovvero ho fatto spawnare un gufo delle nevi. Perfetto, ottimo direte voi. Ok, ci ha attaccato, ci ha tirato due o tre mazzate, ma vabbè, diciamo che non è successo nulla di che, Signor Erminio, mi vado un attimino giù, grazie, E cerchiamo di prenderlo. Guardalo lì come si fa gli affari suoi. Ecco, t'ho preso, Guarda che arriva. E t'ho ripreso. E adesso dovresti scappare. Ma guarda un po', non avevo dubbi. Ok, e ha fatto vita breve. Ok, abbiamo il nostro gufetto. Sì, bastardo che m'hai beccato tanto. Allora, signor Erminio, prendiamo la carnuccia. Dai, vediamo come te la cavi. È già cotta, sono carne di prima scelta, quella che si mangia solo il signorino qua. Ma che cazzo, perché gli ho dato sta roba? Vabbè, te magna, che te ne prendo dell'altra. Ok, allora, solo con la carne di montone cotta, che ovviamente ha più efficacia. Ne ha mangiato due unità? Siamo al 22. Buono, buono. Ok, intanto mi guardo un pochettino in giro perché non è che mi fido. Signor Erminio, mi tira fuori l'arma? Grazie, Lo schioppetto. Guardalo se non l'ho visto. Guardalo se non l'ho già visto. Guardalo se non l'ho già visto. Signor Erminio, l'abbiamo mancato clamorosamente. Vabbè, pazienza. Ci sono anche gli avvoltoi che volendo si potrebbero prendere, È che sono bastardi. Tanto anche. Allora, sto notando che il torpore non gli scende velocemente. Anzi. E con la carne cotta di montone l'addomesticamento è anche abbastanza veloce, assolutamente sì. Sì che vabbè, i parametri sono un po' aumentati perché altrimenti ci stiamo gli anni, secoli e millenni. E voglio dire, dopo tutte le ore che ho passato su sto gioco non mi sembra a caso. Ecco, mettiamola così. Dove sei? Ah, eccolo là. Io non mi fido di quella bestia, si è scritto agli atti. Guarda l'effetto del calore che lo fa sdoppiare. Wow.
Ci diamo una mossa? Siamo all'86, ok, alla prossima dovrebbe essere a tiro, diciamo. Ok, eccolo! Sua santità si è svegliato. Ciao, come stai? Ti posso cavalcare così? No, mi serve una sella per cavalcarlo. Azza! Allora, vieni un po' con me che intanto facciamo fuori questo schifo, dai. Dai, fammelo. Fuori, uccidi sta bestia inutile. Ok, non è velocissimo, ma insomma non ci si può lamentare, ecco. Non ho neanche guardato i suoi parametri, come sono oltretutto. Vabbè, pazienza. Pazienza? Che cazzo è sta roba? Ah, ah, sono i Morella Tops, ok, ok, ok. Eh sì, non sei velocissimo, ma vabbè, ci accontentiamo, dai. Guarda qua sti stronzi che si sono fatti il villaggino. Hanno fatto caso ovunque. Ma pensate, guarda quelle lì quanto sono vicine. Ma non ce le voglio io attaccate a casa mia. Ah, eccolo, sta arrivando, ok. Con calma, tanto non ce l'abbiamo fretta. Ah, eppure sei riuscito ad attirare gli umani. Cretino. Ok, vieni un po' qua e fermo. Dove sei? Felis? Vieni qua. Ok, a questo punto io dovrei avere... Sì, trovalo, mo. Ok, infatti ce l'abbiamo. Gufo delle nevi. E che ci sia craftata la sella per il gufo delle nevi. Ok, va da sé, l'Argentavis, come tutti sanno, è un banco da lavoro portatile. È molto, molto utile. Ok, allora, vediamo. Così, abbiamo 1050 più o meno di vita, 650 di vigore, un po' pochino, di cibo 4000, peso neanche 400, è pochissimo proprio, Il danno da mischia non lo conto perché è un parametro aumentato. Allora, la cosa importante di questo pennuto è il vigore. Bisognerebbe cercare di avere un vigore molto molto elevato. Perché? C'è un motivo, Ok, siamo già 800. Ovviamente tutti lo sanno, fatti vedere quanto sei bello. Mamma mia. Ma che bello che è. Non sei per nulla inquietante proprio, Ma proprio niente. Però wow, fantastico, bellissimo. Allora, il vigore è importante perché? Perché se io ho, ad esempio, un animale ferito, comunque con bassa vita, intanto qualcuno ha cacato, l'ho sentito, io non faccio altro che atterrare vicino e usare l'attacco secondario. Lo congela e la sua vita aumenta. Vabbè, adesso non si vede anche perché comunque la mantide è a pieno regime. Va da sé, quando fai questa opzione qua, anche tu congeli, quindi rischi di... sì, ecco. Ovviamente questo consuma stamina. Infatti io, se attivo questa cosa qua, infatti sto congelando. Ok, signor Erminio è congelato, ma anche loro. E essendo così congelati, recuperano vita. Tanta anche. Ok, un'altra particolarità di questo simpatico pennuto è che, a parte che appena gli dico di fermarsi, lui si ferma immediatamente. Non ha un po' di avanzamento come tutti i dinosauri. Purtroppo, quando è fermo, è impossibile muoverlo. Cioè, bisogna andare per forza avanti, avanti, solo avanti, indietro non ci va. Dicevo, un'altra cosa abbastanza molto interessante è questa. La visione termica. Lui riesce a farti scovare tutti gli animali che ci sono nei paraggi. Credo entro un certo range. Però voglio dire, è molto molto efficace. Ovviamente anche questa però consuma stamina. Bisogna stare attenti, perché quando la stamina va a zero, sto qua si siede. Sì, a terra da solo si fa i cazzi suoi. Guardalo subito lì, uno che arriva a rompere i coglioni. Quanto non li sopporto. Vedrete poi voi tra poco che fine che fate. C'è il modo per evocare Godzilla? Sì, credo di sì. Vabbè, comunque. Allora, mi faccio un attimino il giro qua dei muri. Perché l'altro giorno, mentre stavo facendo cose, me ne sono spawnati 4 qua sul muro. Qua sopra proprio. E sì, non è stato bellissimo per loro. Sì, perché loro avevano arco, freccine, fionde, eccetera, eccetera. Io ho il fucile. E ovviamente col fucile è uscito tutto il lato diplomatico. E li ho invitati gentilmente ad abbandonare il mio luogo di residenza estiva.
non hanno obiettato. Assolutamente no. Beh, portiamo via l'acciuga, signor Erminio. E questa è una zona brutta. Sì, mi ricordo. T'ho perso un Rex qua, porca pera. Sì, ma gioco, porca pera. Se me le fai spawnare davanti, è ovvio che gli do una musata dentro. Ok, signor Erminio, saliamo. Di nuovo, saliamo in quota. Non ci abbiamo neanche più di stamina. Aia, bastarda. Aia. Dai, su, sali. Merda, non ci abbiamo stamina. Cazzolina. Aia, ma mi molli. Ma che... sì, è certo. Ma porca. Ok, proviamocela. Giù, impicchiata. Ok, se tutto va bene dovremmo averla fatta despawnare. Cazzo. Il cazzo abbiamo fatto despawnare. Siamo saliti troppo poco. Merda, con contorno di... Ok, ce l'abbiamo fatta, ha perso le nostre tracce, va benissimo. Gioco, io non ho capito però. Se tu mi fai spawnare le bestie davanti, improvvisamente, è ovvio che gli do una facciata in culo. Perché è così che è andata. Mi è spawnata la viverna e io dietro gli sono arrivato. Prova a non farti vedere. Gli ho dato un colpo dentro. Vabbè. Gioco, grazie, grazie ancora per la tua magnanimità. Oh, già che ne vedo uno, guarda. Che mi è venuto in mente adesso. Fammi un po' vedere che non ci siano bestie cattive qua attorno. Allora, il Fiomia. A parte che, come si può vedere, è l'antenato dell'elefante. Ebbene sì. Eh sì, in preistoria gli elefanti erano piccolini. Allora, il Fiomia è utile, molto utile. Per chi è soprattutto all'inizio che si vuole cimentare con l'agricoltura. Perché? Perché se io al Fiomia lo imbottisco di quelle bacche bianche che non mi ricordo, e stimbacca, ecco, gliela faccio mangiare forzatamente, ma gliene faccio mangiare proprio tante, lui creerà una valanga infinita di cacca. Ebbene sì, finirete sotterrati dalla merda. E ovviamente per l'agricoltura, per le coltivazioni, è tanta manna, non dovrete aspettare guardando il sottocoda dei vostri animali e sperando che facciano quelle adorabili pallette. No, lui ve ne vi riempirà all'infinito. Sì, ne farà proprio tanta. Stessa cosa, ovviamente, la viverna. Anche le viverne fanno esattamente la stessa cosa, solo che mi sembrava un gatto. Se era un gatto me lo prendevo, eh. Solo che ovviamente per chi all'inizio è molto ma molto più facile tammare un Fiomia piuttosto che una viverna. Credo che non ci siano dubbi a riguardo, ecco. E prima o poi riuscirò a capire anche come si tammano le mucche. In passivo, ma non so come. Ok, questa una volta era una zona che era terribile, perché c'erano dei Rex, c'erano dei Carno, c'era un casino incredibile. È passato il signor Erminio, è già un miracolo che ci cresca ancora l'erba. Io non aggiungerei altro, eh. Allora, signor Erminio, ci diamo un po' una mossa da arrivare? Dato che è tipo 10 minuti che siamo in volo. Ok, siamo arrivati finalmente. Vedo il nostro pesciolino lì. Lì c'è un qualcuno che non dovrebbe esserci. Io lo so che adesso vengono a fare casino. Io lo so. Signor Erminio, dobbiamo fare una cosa. Guarda che si è fatta la casetta già! Dov'è? Dove sei? Ancora? Quanti cazzo siete? E te cosa ci fai lì? Ah, c'è una scatola! Guarda roba! Guarda roba che non hanno! Antidoto minore, ma pensa a te! Ruba tutto! Ruba tutto! Ok, abbiamo scoperto che nelle casette c'hanno pieno di roba! Allora, per essere un pochino più tranquillo, ma proprio giusto poco, e quel parasauro farà una brutta fine, io qua ci ho messo la bellezza di due piante X irrigate da un semplice tubo, l'acqua l'ho presa qua, vabbè, che mi corre qui e poi mi va parallelamente, perpendicolarmente al muro e mi irriga le piante, ci staranno una vita. Sì. Nel mentre qua ho messo altre quattro, cioè ho messo quattro compostiere per il coso, come si chiama, vabbè, questo, il fertilizzante. Va da sé, ci vogliono circa 50 minuti per crearne un'unità. Non è che ci mette proprio pochissimo, eh.
Guarda qua di nuovo! Guarda! Ecco lì, adesso arrivano a rompere i coglioni. Ok, siamo qua dalla residenza estiva, dal castello di famiglia, perché volevo fare un attimino vedere cosa riesci a creare con la Steam Bacca. Ovviamente non ho un Fiomia, o meglio, l'ho preso, ma chissà dove cacchio è finito. Quindi vanno bene anche le viverne, però ripeto, per uno che all'inizio una viverna forse è un pochettino troppo. Quindi il Fiomia è sicuramente più accettabile. Mi fai passare, grazie, eh. Ciao, chiunque tu sia, castigo. Io gli do 275 stimbacche e gliele facciamo mangiare tutte forzatamente. Io la butto lì. Secondo me si è eviscerato, non ha cagato, si è eviscerato. Cioè, c'è merda da tutte le parti. Sì. Ecco, e anche il signor Erminio, a quanto pare. Cioè, signor Erminio, sempre quando non deve lei, eh? Ma va bene. Cioè, pensa con un Fiomia cosa riesci a ottenere. Abbiamo recuperato la bellezza di... Ok, 4 o 5 sono despawnate. In un attimo avremmo avuto circa 15 feci medie. E per chi fa agricoltura è tanta roba, eh? Ok, liberiamoci di tutta questa merda. Oh, vedo che qua abbiamo ancora dei sopravvissuti. Ok, va bene. Aiuteranno, pacchieri, ce l'abbiamo tutti, ok. Va bene, signor Erminio, direi che possiamo andare avanti. E ok, per ora fermiamoci qui. Abbiamo potuto constatare che la stimbacca fa veramente cagare. Ebbene sì, ebbene sì. Successivamente vedremo cosa fare. Potremo fare la coppia di gufi delle neve. No, idee ne ho tante. Il problema è metterle assieme e trovare soprattutto il tempo. Questo è il grosso problema. Vedremo cosa fare nel prossimo episodio. Al momento non lo so nemmeno io. Comunque, se il video vi è piaciuto, mettete like, condividete, iscrivetevi al canale, fate quel cazzo che volete, tutto ormai lo sapete. Noi, se vorrete, ci vedremo in un prossimo episodio. E ciao!